Entract. L'intervista. Abbiamo qui con noi Isabella Ferrari, Claudio Santamaria, protagonisti di Il venditore di medicine di Antonio Morabito, nelle sale italiane dal 29 aprile. Secondo me la cosa geniale del film è che il protagonista del film fa parte della forza antagonista, quindi tu comunque la difficoltà era proprio quella di far affezionare il pubblico a un personaggio molto negativo, no? E quindi di farlo entrare in empatia con la sua vicenda e il suo dramma personale. È l'ultima ruota del carro, nel senso, è l'ultimo ingranaggio, l'ultima rotella di un meccanismo molto più grande. È una rotella che vorrebbe diventare la rotella più grande, vorrebbe diventare una rotella più grande, vorrebbe il personaggio che insegue questo sogno vuoto di una facile ricchezza e a causa di questo distrugge tutto quello che di bello c'è nella sua vita. Lo vediamo che è anche un personaggio che ha una sua umanità, chiaramente, perché quando poi incontra la cavia nello studio del medico e scopre che è un suo amico, quando questa cosa poi la vede, cioè vede gli effetti del suo lavoro su una persona a lui cara, si ritrova poi a cercare di fare qualcosa per questo suo, per questa persona, ma poi arriva troppo tardi. Secondo me la forza del film è proprio questa, che non racconta la corruzione ad alti livelli, a piani alti, ma insomma ce la fa vivere attraverso la storia di un uomo che ci può essere molto vicino, che ci è molto vicino, che vediamo spesso dal medico magari entrare prima di noi e stare lì ad aspettare con la valigetta. E da piccolo mi sono sempre domandato chi fossero questi strani uomini neri che a volte entravano prima di me e lasciavano delle scatoline di farmaci sulla scrivania del medico, poi dopo ho capito. Penso che questo film possa far conoscere una realtà sconosciuta a molte persone e penso che abbia la funzione di proteggere le persone, questo film. Cioè, perché sulla salute non si scherza, è un argomento serio e credo che davvero chi specula su questo è... non ha perdono. Entract. Con le capoare che ho incontrato ho sentito che molti elementi del mio personaggio sono reali, nello stesso tempo molte cose non vengono dette, cioè molti sanno, nessuno veramente parla. Però io me lo sono immaginato così, io non ho visto nessuna capoarea così, ma ho immaginato che una donna che sta tra l'incudine e il martello e che non può perdere il suo posto di lavoro, che a sua volta ha dei capi sopra di lei che la spaventano ogni giorno, è in una sorta di tensione costante che è poi quella stessa del film, raccontata da Santamaria in una maniera totalmente diversa e in una maniera invece più isterica da me. Entract.